Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Scusatemi per l'assenza, ma sono stata male, infatti ho un po' di mal di gola e ho avuto degli eventi in questo periodo. E quindi volevo tornare con un video che mi è stato richiesto, che posso girare finalmente adesso perché mi arriva del telefono. Fortunatamente sono riuscita a farmelo aggiustare e quindi vi faccio il What's on My Phone. Allora, questo è lo sfondo, non so se riuscite a vederlo perché ecco, si spegne subito. Comunque penso sia una persona vestita da coniglietto, ovviamente. E oggi è 8 settembre, spero di caricare il video in tempo reale. Allora, appena sbloccato, ok, il telefono è in questo modo. Ho messo questo sfondo abbastanza semplice con i tulipani, che a me piace tantissimo. E poi ho tutte le icone, tutte decorate. E vi dico subito che per appunto realizzare le icone in questo modo ho utilizzato un'applicazione che si chiama Cocopa, che è molto molto famosa. Vediamo se riesco a trovarla. Ok, vado in applicazioni e Cocopa dovrebbe essere questa. È un'applicazione che vi permette di fare delle icone carinissime, ma anche dei danni per il telefono. Adesso non sono connessa ad internet, però è veramente semplicissima da usare ed è molto carina. Ci sono tutte le icone a tema, per esempio ho trovato anche quella a Parigi, oppure a tema Macaron, con tutte le icone appunto tutte in quel tema. Allora, vi dico subito che nella home io ho pochissime applicazioni. Qui ho messo appunto l'orologio e qui ci sono appunto le prime applicazioni, che sono Play Store, appunto sempre l'ho fatto con Cocopa, poi Studio, che è un'applicazione che ti permette di rispondere velocissimamente ai commenti. Appunto io vi rispondo tramite questa applicazione, posso vedere appunto come va il video, gli ultimi video caricati. Poi c'è l'icona di YouTube, che spero riuscite a vedere, però è veramente carinissima. L'icona di Facebook, WhatsApp, ci sono delle notifiche, e poi c'è Instagram. Se non mi seguite ancora su Instagram, che è il social che adoro di più come sapete, mi chiamo Nancy Jolie Bijou, tutto attaccato. Questo è il mio Instagram. Poi andiamo avanti. Qui sotto ho telefono, Chrome, Google Chrome, messaggi e poi tutte le applicazioni che ho scaricato. Non mi piace tenere tantissime cose appunto sulla home, mi dà proprio fastidio. Infatti queste sono tutte le applicazioni che tengo qui, che sono fotocamera. Tutte le icone particolari che vedete sono state realizzate con Cocopa. Poi traduttore, perché ogni tanto mi serve quando per esempio devo collaborare con qualche azienda straniera e magari non ricordo qualche parola. Poi Skype, che lo utilizzo spesso soprattutto d'inverno. Poi ho questa cartella che si chiama Kawaii. Quindi in questa cartella si chiama Kawaii e tengo tutte le cose Kawaii, tutti gli sticker carini, per esempio Ski Overlays, Kawaii Pixar Sticker. Quindi prendiamo Ski Overlays. Ve lo faccio vedere molto in fretta, è molto molto carino. Io per esempio scelgo un'immagine. Per esempio prendiamo questa e cliccando su questo posso scegliere di mettere appunto queste diverse icone, che sono in bianco e nero, queste sono nere, quindi nere e colorate e bianche, e poi queste qua tipo emoticon. Poi continuando nella cartella Kawaii tengo Kawaii Pixel Art Sticker e Cute Sticker Photo Editor, che sono sempre sticker diversi ma molto carini. Poi ho la galleria con tutte le foto, Twitter, questa icona di Twitter, ditemi se non è fantastica. Poi ho la torcia, che mi serve sempre perché ho paura del buio. E poi ho un'altra cartella, spesso mi chiedete come edito le mie foto di Instagram. E approfitto di questo video per spiegarvelo. Allora, io uso ViscoCam, che è questo, ok, in cui vabbè library, e poi ci sono le foto che ho caricato e poi le modifico. Ci sono effetti veramente stupendi e ve la consiglio.
Poi edito anche con l'applicazione di Instagram perché gli effetti di Instagram mi piacciono, poi io uso Aviary oppure PixArt con cui metto per esempio le scritte, Ponto, anche InstaShot che è quello che mi permette di mettere le barre bianche, e poi PhotoMirror che appunto è quella che permette di fare le immagini a specchio, e poi qui ho Color Note che è praticamente qui mi scrivo tutti i miei appunti, tutte le mie note, ed ha questa icona molto molto carina. E poi un'altra cartella che ho sono i giochini, ci sono giochini vari, giochini stupidi tipo Dumb Ways to Die che è molto molto carino, poi c'ho Tetris che mi piace tantissimo, Cooking Fever di cui mi sono fissata, e questo che è molto buffo che si chiama Toilet Time, vabbè si può capire quando di solito si usa, e poi Shopping. Non poteva mancare la cartella shopping in cui ho eBay, Etsy, Lidl, IKEA, AliExpress, Depop e Mini, che sarebbe Mini in the Box, e tutte le applicazioni in cui appunto si compra e si spendono soldini. E poi ho Outlook, ovvero tutte le email, e questa è appunto molto importante perché ricevo tantissime email, quindi devo continuamente andarle a leggere. E poi nell'ultima paginetta ho questa agenda che mi piace tantissimo. Mi piace appunto tenere l'agenda anche perché adesso è vuota perché il telefono mi è arrivato da poco, dopo 2 mesi di assistenza, però di solito mi scrivo le cose, vediamo se riesco. No, vedete? No, si è cancellato appunto. Comunque io... ok, e comunque io attraverso questa applicazione riesco ad appuntarmi tutte le cose, poi è veramente carina. E questo appunto fa parte anche di Cocopa. Penso sia finita qui. Ah, volevo consigliarvi una cosa. Io per gli sfondi utilizzo... Ora qui ci sono diverse applicazioni che non ho sulla home. Aiuto. E appunto come vedete sono diverse. Quella che vi consiglio di scaricare è Sfondi. Adesso non si connette, però ci sono, vedete, tantissimi sfondi di tutti i tipi. Per esempio io ho cercato conigli ovviamente come prima, ok, non si connette, però potete cercare anche attraverso per esempio le categorie, eccole qua, categorie, ci sono tutte le categorie, per esempio food, oddio apro le cose a caso, ci sono tipo categorie food, animal, sport, periscope che non ho mai utilizzato, l'applicazione di Kiko, poi qui appunto quello per le poste italiane, Piscali mail, poi gestore delle pagine che mi serve per rispondervi sulla mia pagina Facebook. So che comunque è abbastanza vuoto, però perché fondamentalmente mi piace tenerlo così. Ho poche cose, però le cose appunto che mi servono immediatamente, perché io sono una tipo che proprio mi sacco cercare fra le tante cose. E niente, quindi io spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere se vi è piaciuto, io vi mando un bacio e al prossimo video, ciao.